Ciao bimbe, allora questo è un nuovo video collaborazione Valentina che il suo canale si chiama Il Mondo di Valentina. Ci siamo riunite per fare un altro video collaborazione perché è nata proprio un'amicizia tra di noi e quindi vogliamo fare più video insieme possibile perché siamo due ragazze legate da un'unica passione che è il make-up e la sprigioniamo qua su YouTube veramente. Quindi io mando un bacione grande grande. A Vale, mi raccomando, bisogna trovare un modo per vedersi in qualche modo. E niente, abbiamo deciso di fare questo video dove voi avete lasciato delle domandine sotto un post, il mio post e il suo post di Instagram. La foto era precisamente questa qua. E adesso andiamo a rispondere alle vostre domandine. Allora, la prima domanda è di Rosa. Ciao, eccomi. Hai mai fatto qualcosa di pazzo per amore o per un'amicizia? Di pazzo? Oddio, io sono una persona che parte e va, nel senso, mi vengono cose in mente, devo farla. Di pazzo, per amore sì, a chi non l'ha mai fatto. Quando ancora stavo i primi mesi con il mio ragazzo, Kate, la mia migliore amica, mi ha scritto: hai mai avuto rimpianti? Sì, tuttora ce li ho i rimpianti, però so che non ci devo far conto, cioè nel senso, sì, ho dei rimpianti e mi dicono tutti: lascia perdere, vabbè, Silvia, stai tranquilla. Il primo rimpianto è quello di essermi ridotta nel 2017 a prendere la patente perché potevo prenderla molto prima, ma io mi sono ridotta solo adesso. Un altro rimpianto è non aver scelto una scuola che mi piacesse, cioè non che non mi è piaciuta, però mi sono solo resa conto dopo aver dato l'esame di grafica a me non mi interessa assolutamente niente. Sono scelte che io fossi una mamma a dire a mio figlio quando avrò un figlio, pensaci bene. Parte il pensarci bene è un po' un problema perché 15 anni sei ancora un bambino o una bambina, quindi non sai di preciso cosa vuoi fare veramente nella vita. Quindi ne parlavo con chi ne parlavo, mi sembra con la Kate, no, a favore delle scuole americane e inglesi, mi sembra che sono i ragazzi che si scelgono le materie che vogliono studiare, cioè la trovo una scelta veramente doc, perché almeno sai già qual è il punto forte, il tuo tallone, no? Cioè il tuo cavallo da battaglia, tipo sei bravo a matematica, bene, roba medicina, roba lei, tu va a posto, scusate il dialetto fiorentino, però sono a favore di queste cose perché 15 anni io potessi tornare, come ho detto, se tornassi indietro cambierei scuola, cioè non rifarei quella. E poi, quindi questa è sono i miei due rimpianti. Ale Cati mi scrive: hai mai fatto qualcosa di importante per una tua amica? Sì, veramente sì. Per la Kate, ma lei lo sa, per Nana, insomma, le ragazze che mi stanno più strette a me, cioè con cui ho un legame più forte da tempo, sì, per loro ho fatto delle cose veramente, veramente importanti. Scarlett Beck mi scrive: hai mai tradito in amore o in amicizia? Allora, io in amore assolutamente no, perché se io mi devo, cioè se io mi fidanzo come tuttora, io sono fedele. In amicizia assolutamente no. Rosellina Makeup mi scrive: hai mai reagito in modo sbagliato ad una provocazione? Se intendi che mi sono messa a picchiare la gente, a mettere le mani in faccia? No, quello mai, perché voglio proprio evitare di andare nei casini. Eleonora 1609, ti mando un bacione. Ele, non so se vedrà questo video, ma se lo vedi da Los Angeles, per piacere, divertiti anche per me, ti giuro, vorrei essere lì. Hai mai pensato di trasferirti all'estero? Magari in futuro? Se sì, dove? Baci, un bacione grande, grande anche a te. Allora, hai mai pensato di trasferirti all'estero? Sì, ci sto pensando, però non avendo la disponibilità, per ora rimane un sogno. Le opzioni sono tante.
Allora, il punto tac, come dico io, Parigi, cioè io lo so, fidati, ora smetterò anche di parlare di Parigi perché è proprio, cioè mi sono innamorata, ve l'ho detto, mi sono innamorata, io quella è la mia città, cioè anche Firenze, ma quella la sento di più di come casa, quindi sì, spero di riuscire a fare qualcosa in futuro, Parigi, roba varia. Chissà, il futuro ancora è pieno di sorprese, quindi chissà, forse ci riesco. E quindi se ho risposto alla domanda di Ele. Stefi, hai mai cantato in pubblico o pensato a voce alta offendendo qualcuno? Allora, offendendo, parlando di una persona male e poi me la ritrovo davanti? No, assolutamente no. È capitato a delle mie amiche? Sì, ma a me no. Hai mai cantato in pubblico? Sì, vabbè, chi è che non canta in pubblico quando sei sull'autobus e cominci a canticchiare la canzone che ti piace? È proprio il top. Un'altra domanda, chi non c'è qui, ma me l'ha scritta Clari, un bacione. Clari mi scrive: hai mai pensato di lasciare YouTube e di trasferirti altrove, di iniziare una nuova vita? Allora, con la prima domanda è: hai mai pensato di lasciare YouTube? Allora, delle volte ci ho pensato, però mi sono detta: perché ti devi arrendere? Sì, perché sono una persona che si arrende molto, molto facilmente. Cioè, se io non riesco ad arrivare al mio obiettivo, mi ero prefissata. Mi butto giù facilmente, però sto cominciando a essere un pochino più, non fiera, essere un pochino più forte, quindi se dico devo prendere la patente, io devo prendere la patente, cioè non posso permettermi di fare altro, come devo cercare lavoro, cerco lavoro, stessa cosa. Lo stesso con YouTube, se ho iniziato nel lontano 2011 o 2012, non me lo ricordo, mi sembra più 2012, ottobre 2012. È perché io devo seguire anche questa strada. Sono delle strade che chissà cosa mi porteranno in futuro e quindi devo seguirle. Sì, comunque ci ho pensato di chiuderlo, però era solo un momento di depressione, chiamiamolo così. Però ora come ora non lo chiuderei mai. Anche per questo problema della monetizzazione, cioè ragazzi, cioè bimbe, a me non mi interessa. Cioè, ok, mi può dare noia non avere più un guadagnetto, ma parliamoci chiaro, noi piccoli youtuber si prendono 40-50 centesimi a video, cioè non è che ci cambia così tanto, almeno a me non mi cambia tanto, cioè io li continuerò a fare anche se non mi hanno un centesimo, non è quello il problema, avete capito? È proprio perché io li faccio per passione, mi piace chiacchierare con voi, editarli, quindi lo faccio con il cuore e non vedo l'altra medaglia del lucro, quindi dei soldi, del guadagno, non mi interessa. Poi se diventa un lavoro, ben venga, però per ora è solo passione. L'altra domanda è di trasferirti altrove? Sì, trasferirmi altrove sì. La prima è Parigi e la seconda forse in Spagna, perché mi piace tantissimo la Spagna da morire. E quindi automaticamente sì, crearmi una nuova vita da sola, magari con il ragazzo o qualcuno e farmi proprio il mio mondo. Allora, io ho finito le domandine, mi si sta scaricando la batteria e quindi queste sono state tutte le domandine che mi avete lasciato. Io vi giuro, vi ringrazio con il cuore, veramente. Non pensavo di avere così tante domandine perché gli ask sul mio canale non vanno più di tanto, chissà come mai. Comunque, io ringrazio nuova Valentina per questa collaborazione, ringrazio voi per le domande. Io vi lascio il link del suo canale, il link del suo video dovete passare assolutamente a vederlo, mi raccomando. Io vi mando un bacione, un abbraccione forte forte e ci vediamo al prossimo video. Ciao bimbe!